ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Ebbene sì, succede a volte che le cose accadono e avere un cuore in due non è facile, quindi Cristiano Ronaldo è dovuto uscire per infortunio nel corso del primo tempo intorno al 25esimo, trasportato sul carrello dei bolliti, probabile infortunio muscolare per lui, ha subito il famoso colpo della vecchietta, uno di quei colpi che se ti pescano bene il nervo, diciamo che puoi già prenotare l'oculo. Al suo posto è entrato Quaresma, quindi la finale Erfinalone di Euro 2016 perde uno dei suoi protagonisti, o meglio la stella più luminosa per distacco, l'altra sarebbe Pogba, ma ancora mi deve dimostrare di non essere un giocatore utile soltanto per sbloccare 7-0 contro il Verona. E il Portogallo che quindi tocca il gioco della palla e lo fa con Renato Sanchez, Portogallo che ora è rintuzzato tutto in difesa, 36esimo del primo tempo, e l'unica cosa di cui abbiamo memoria è l'invasione delle falene nello stadio di Francia di Saint-Denis. Rimessa laterale nella tre quarti difensiva del Portogallo, inquadrato Rafael Guerreiro ed inquadrata la diciamo la trasfigurazione della Marianne, il simbolo nazionale francese, diciamo la personificazione della Francia, laddove noi invece abbiamo l'Italia turrita. Comincia una nuova azione il Portogallo, lo fa con un bell'uomo che ovviamente c'è piede di legno, quindi getta il pallone fuori, era William Carvalho. Come avevo ampiamente previsto, il Portogallo gira un po' paccà, un po' paglià i suoi rutilanti giocatori, e di conseguenza io adesso c'è una formazione che la posso utilizzare come carta straccia. Attenzione, il cross in avanti di Sissoko arriva a poca distanza da Griezmann, ma può ripartire il Portogallo con Renato Sanchez, Quaresma, poi Nani va lui, il giocatore adesso del Fenerbahce. Nani si manda al bar un paio di giocatori e poi attenzione, il Portogallo col numero 23, Adrien Silva cincischia troppo, poi arriva una ciabattata infame da parte di Rafael Guerreiro, che appunto non ha certamente i piedi sopraffini, e quindi manda un po' in waka waka tutta l'azione ben orchestrata del Portogallo. Guarda dove era passato lì, se passava lì quel pallone davano direttamente il pallone d'oro ad Adrien Silva, ma proprio per cosa? Intanto altro infortunio sembra per Quaresma, e credo che Fernando Santos ha già chiesto qualche passo, ma no, è più che altro un pestone con un TT che è arrivato senza regolarsi troppo. Cioè, se si fa male poi Quaresma, Fernando Santos già aveva fatto aveva chiesto la corriera per Lourdes. João Mario, calcio d'angolo per il Portogallo, quindi ci stava anche la ciabattata, il colpo di testa da parte di José Fonte, che però finisce abbondantemente fuori. Proprio non ha solo i piedi quadrati José Fonte, anche la testa quadrata. Può ripartire Sissoko, si manda al bar un paio di giocatori. Payet da questa parte, Payet il cross in mezzo, il colpo di testa, e poi arriva Rui Patricio sul colpo di testa di Giroud, che può raccogliere cheto quel pallone. Parte subito il Portogallo mentre la regia si perde tutta l'azione. In realtà non è successo assolutamente niente. E tra l'altro il colpo di testa non era stato di Giroud, bensì di uno dei difensori portoghesi, proprio José Fonte. Pepe colpisce di testa sul rinvio di Lloris, Adrien Silva, Quaresma contrastato da Matuidi. Quaresma ingaggia un duello rusticano con Matuidi, poi cede il pallone all'indietro. Si può ripartire da Rafael Guerreiro. Come sempre la maggior parte delle azioni, la maggioranza delle azioni parte dall'out di destra per dall'out di sinistra per il Portogallo, comunque dalla zona di competenza di William.
Renato Sanchez dialoga bene con Quaresma, poi però il pallone è troppo lungo per tutti, allora può ripartire la Francia, lo fa con Griezmann, il capocannoniere di questo europeo, poi dà un pallone cili cili a Payet, che era ineditamente in posizione difensiva. Matuidi ancora Griezmann, Matuidi, Payet, Payet, e poi non ho capito che intenzioni avesse in quel momento Payet. Il cross in mezzo, pa Pepe può tranquillamente mettere il pallone fuori, si riparte da Renato Sanchez che, ballando il triangolo e la Macarena, può bersi Matuidi. Ancora João Mário contro Pogba. João Mário, per motivi bislacchi, si ritrova ancora del pallone tra i piedi, poi arrivano le decisioni dall'alto e il pallone finisce fuori sulla chiusura ottima di Matuidi, che arriva sgraziato come un ballerino di Ballando con le Stelle. Calcio d'angolo per la Francia, perdono, per il Portogallo ovviamente. Arriva buggerato dalla sua baldanza José Font in attacco. Non so che intenzioni becere possa avere quest'uomo. Non è brutto il cross, però Pepe viene anticipato. Allora, ancora però, serie di colpi di testa, Adrien Silva, il pallone in avanti, è troppo lungo per un giocatore dai piedi di balsa come João Mário. Fernando Santos ancora non accetta che Cristiano Ronaldo non sia più in campo. Appena uscito Cristiano Ronaldo, si è sentito un po' come me una decina d'anni fa. E non era dopo il gol di Zidane. Evra. Può ripartire la Francia, lo fa però a ritmi messicani, con un paio di mezzi cani, tipo un tití, perché chiaramente un tití è un mezzo cane. Va, guarda come si muove. Già, assolutamente una disgrazia del gioco del calcio. Può andare la Francia, però Pogba chiede troppo per il suo cartellino di 123 milioni di euro. Allora Adrien Silva chiedono un tocco di mano. Gioco di mano, gioco di villano. Dovrebbe esserci qualcosa. Ancora Falene e ancora una delicata tifosa francese. Quella bellezza tipica francese, capello corto, pelle chiara, capello a metà strada tra il biondo cenere e il grigio fumo. Può ripartire allora il Portogallo. Possesso palla 45 a 55, tre tiri in porta per la Francia, impegnato notevolmente Rui Patricio, soprattutto nei primi minuti della partita. 42 a 57 sul cronometro dell'incontro. E tutto va bene, nel senso che può darsi che stasera facciamo notte, in inglese Fahrenheit. Colpo di tacco di quel bell'uomo di Quaresma. Quaresma, anzi era João Mário, infatti mi sembrava che fosse Quaresma. Dicevo, possiamo sospendere la partita perché le abbiamo viste tutte. Attenzione al Portogallo, ancora fiero della sua tracotanza. Vuole superare in ciò la Francia, che, come ho detto prima, almeno hanno imparato dai brasiliani nel 66. Qui Rafael Guerreiro ha chiesto veramente, poi Figo intanto credo che non abbia dormito per niente stanotte, avrà fatto le ore piccole cercando dei video di triple penetration, credo, ma su questo poi andremo a scoprire la sua cronologia, come fece la Sciarelli in una puntata di Chi l'ha visto. Matuidi scivola così il nì, ma può recuperare il pallone. Ancora la Francia con un bell'uomo di nome Griezmann, il capocannoniere di questo torneo. Ancora Griezmann vorrebbe sfidare la legge di Pauli, ma si ricorda di essere poco più che Gino Paoli. E allora però c'è la Francia, Giroud non si intende con Payet, arriva però Sissoko il cross in mezzo. Griezmann cade a terra. Pepe gli dice: "Ma che caos dici? Che caos dici? Che sei caduto solo?" Vediamo. Sì, infatti, in realtà il fallo sarebbe stato di Cedric Soares.
ma non c'è stato nulla. Rimessa portoghese. Dovrebbe esserci recupero perché comunque c'è stato l'infortunio di Ronaldo che insomma un po' tirato la corda prima di uscire, poi c'è stata anche la sostituzione di Quaresma, infatti 2 minuti, e poi viene colpito un uomo da un cecchino. Attenzione, scucuzzate tra Quaresma ed Evra, una cresima in piena regola tra il giocatore portoghese e il giocatore della Francia, lo Juventino. Ma proprio si sono cresimati, credo che quindi non finirà il 47esimo questo primo tempo, bensì. Oh, e qui c'è la nonna della candeggina Ace. E questa invece è una bella figa portoghese, anche se però diciamo quel tatuaggio fa un po' da coattona delle borgate di Lisbona. Momenti recalcitranti della partita, ovviamente adesso non succede assolutamente nulla. Qua il consiglio comunale di Setúbal, abbiamo visto tutto assiso. Meno. Ma no, mi sembra possibile. Credo che Evra si senta un po' come Gattuso dopo un derby. Perché lo vedevo strizzare gli occhi in una maniera preoccupante. C'è invece una falena attaccata al capello bizzarro di Sissoko. Può ripartire, ripreso il gioco con Evra e Quaresma, che credo che adesso cominceranno a parlare in aramaico. Il Portogallo non si finirà al 47esimo perché ovviamente si recupererà almeno un minuto. Intanto Quaresma cerca di mandare al bar Payet Matuidi, ma arriva Giroud con la sua tracotanza e respinge il pallone. Poi Guerreiro riesce a servire João Mario, il cross in mezzo. Meno male che Lloris l'ha battezzata fuori questa palla di João Mario, che poteva diventare pericolosa se quel rimbalzo fosse stato un pelo più infame, o se addirittura quella colpo di testa di Koscielny fosse stato un po' più deleterio, diciamo, per le sorti della Francia. Io credo che poi Koscielny avrebbero ristabilito la pena capitale laddove fosse. Io ve lo dico, finisce ai rigori sta partita. Non credo che si finirà nei tempi regolamentari. Intanto 35 secondi dopo la fine del recupero, ma come ho detto, almeno 1 minuto si deve recuperare per gli infortuni. Anzi no, finisce qui il primo tempo, quindi 45 secondi dopo il 47esimo, 0-0 in questo finalone di Francia 2016. Evra ancora si tocca, arriva ma c'è, io credo che ci siano più falene che persone in Cina questa sera in proporzione. Finisce quindi il primo tempo tra Francia ed e Portogallo 0-0, e dobbiamo, lo ribadiamo, registrare la sostituzione di Cristiano Ronaldo, uscito sul cartello dei bolliti, sul carrello, pardon, dei bolliti, sostituito da Quaresma. Ovviamente non è una finale falsata, è ovvio che si deve rinunciare ad un campione come Cristiano Ronaldo, laddove io non lo riconosca come campione. Per me l'unico vero campione è Lionel Messi nel calcio moderno, poi gli altri sono soltanto dei comprimari che possono accompagnare solo. Ma fatto sta, al di là di queste becere disquisizioni da parte mia, è brutto quando ovviamente il giocatore, se non altro il più forte per distacco, non possa giocare la partita. Il Portogallo per il momento non ne ha risentito, perché poteva finire come il Brasile 2 anni fa dopo l'uscita di Neymar, che poi ha perso 7-1 in 29 minuti che sono passati alla storia, alla geografia e agli studi sociali del calcio. Fatto sta, noi ritorniamo al 35esimo del secondo tempo per raccontare la parte finale del secondo tempo, perché ho l'impressione, diciamo, che questa finale, intanto Hollande aveva detto che ne farebbero 3 al Portogallo, proprio superstizioso, ma proprio napoletano coso, Hollande, non si smentisce per niente. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi.